chiedere innanzitutto in che modo moda e cucina si possono fondere, dato che lei ha scritto un libro bellissimo che si chiama La scarpetta nel piatto. Grazie per l'opportunità di questa domanda, è un mondo che mi incuriosisce, due universi anzi importantissimi, perché sono cibo e la moda, che sono le eccellenze nostre italiane, il nostro made in Italy. Quindi io ho voluto cercare questi trade union, li ho trovati, perché cucire e cucinare nello stesso prefisso, gusto e buon gusto, poi ecco, vivono di creatività, di passione, di emozione, di innovazione, della manualità di chi li produce, quindi entrambi vivono, sono i piaceri a cui nessuno sa rinunciare, i piaceri della vita, quindi un buon piatto, un bel vestito, poi comunicano, rappresentano la storia dell'umanità, la civiltà, la simbologia e anche il modo di comunicare, perché noi comunichiamo con quello che abbiamo indosso, con quello che indossiamo appunto e con il modo in cui mangiamo, quindi dimmi cosa mangi, ti dirò chi sei, dimmi cosa indossi, io aggiungo e mi dimostrerai chi sei. Quindi sono importanti anche le tradizioni locali da questo punto di vista, lei infatti riporta anche delle ricette locali. Assolutamente, mai perdere l'identità e l'orgoglio e l'appartenenza delle proprie regioni, quindi questo è importantissimo in un mondo così globalizzato, ma va, ecco, la localizzazione, la propria identità va mantenuta a tutti i costi, quindi ho voluto portare in questo libro anche, ecco, il mio orgoglio e appartenenza, le mie marche, il mio territorio, quindi le tradizioni che non devono mai scomparire, quindi le vecchie ricette del libro di mia nonna le ho riscritte e le propongo a tutti come se mia nonna ancora rivivesse con lei tutte le tradizioni e le vecchie cucine e ricette della mia regione. Cosa pensa invece del fenomeno della moda che utilizza sempre delle modelle esili invece in confronto con la cucina tradizionale, che comunque sappiamo che è genuina ed è utile a tutti? Guardi, io sono contro l'anoressia, contro la taglia 38, perché io penso che una persona che sa mangiare bene è anche felice, è serena, quindi ecco, una volta bellezza era salute, oggi è diventata purtroppo malattia, quindi siamo molto attenti, soprattutto noi del mondo della moda, a comunicare certe cose che poi i ragazzi prendono magari come simboli di estetica che sono non corretti. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci.